Dietro ad ogni meme c'è sempre una storia. Storie da TikToker. Ciao, io sono Alfio e questo è Storie da TikToker, perché dietro ogni meme c'è sempre una storia da raccontare. Hai mai fatto un capodanno in casa senza luci? Se conoscete questi versi, quindi probabilmente conoscete già un po' lui, che arriva dalla provincia di Brescia e precisamente da Roè Volciano, a 25 anni, si chiama Hartman e ha deciso di raccontarsi stasera un po' di più per capire anche la persona che c'è dietro, il personaggio, e l'abbiamo ospite a Radio Kiss Kiss. Buonasera Hartman. Buonasera a voi, grazie per avermi ospitato. No, grazie a te per aver accettato. Intanto, non ho sbagliato le parole, no? Giusto? Detto bene? Okay. Benissimo, esattamente come hai detto. Saprei anche continuare, ma tra l'altro come credo milioni di persone a questo punto in Italia, perché questo pezzo che si intitola, tu correggimi sempre se sbaglio, Esperienze Nuove, okay? Esatto. È diventato virale all'improvviso. Sì. C'è stato un momento preciso? C'è stato un momento preciso in cui hai capito che la cosa stava crescendo? Diciamo inizio novembre, così su TikTok cominciavano a ricondividere il video, cominciavano a sorgere i primi commenti, i primi like, diventava tutto gradualmente... Ho capito, però tu già avevi postato un po' di cose prima, un po' di pezzi, un po' di canzoni. E cos'è successo con questo? Ma non ce lo sappiamo neanche spiegare noi, cioè proprio è successo dal nulla, fuori dall'ordinario, una cosa fuori dall'ordinario, ecco. Ok, c'è però da dire che il modo in cui questo pezzo è diventato virale è più cinico, ok? Mi viene da usare questa parola, nel senso che è diventato prima un meme ancora che un successo, no? Quindi hanno cominciato, magari qualcuno ha cominciato a farci un po' di simpatia, lo metto molto tra virgolette. Come l'hai presa a te questa cosa? Diciamo che questo è un sentimento che ha un po' la maggior parte dei creators, no? Sappiamo che quando postiamo qualcosa online, prima o poi c'è qualcuno che ci farà su delle battute, degli scherzi, dei meme, quindi è una cosa che uno accetta, no? Diciamo inconsciamente, ma poi quando ti si presenta la cosa cambia, cioè lì sei messo di fronte a queste persone che hanno frainteso il tuo messaggio, mm-hmm. E devi cercare in qualche modo di farti una ragione, ecco, di non prenderla sul personale. Quindi è un rischio che sapete magari di correre, però non sperate di correrlo, francamente. Esatto. Anche se questo porta al successo che hai avuto tu. Esatto, sì. Diciamo che in quanto artista è un po' doloroso, no? Cioè tu metti l'anima, certo. metti il tuo vissuto e la gente lo fraintende, quindi è normale che, capito, una parte di te si senta un po' giù di morale. Quindi ma tu mi stai parte... No, mi stai dicendo che se tu potessi tornare indietro piuttosto che farlo diventare un meme, preferiresti non avere il successo che hai ottenuto? No, su questo no. Peccato. Non direi questo, perché diciamo che grazie alla viralità che ha e del meme, diciamo che tante persone hanno potuto ascoltare la mia canzone, tante persone hanno potuto ritrovarsi nel messaggio, quindi cioè, è un'arma a doppio taglio, diciamo, quindi sono contento, insomma, in certo. Fondo sono contento. Questo. No, ma poi il bello di questa storia che tra un po' racconteremo, poi ci racconterai anche proprio il significato, no? Magari di questo pezzo che qualcuno magari può ascoltare anche in maniera un po' leggera. Però la storia paradossale è che è stato frainteso per poi essere capito. Cioè, grazie al fatto che è stato frainteso, poi è stato capito, perché c'è un sacco di gente adesso che dice: oh, raga, ma è proprio bello questo pezzo, è proprio bello, mai fatto un capodanno in casa senza luci, con la stufa a gas temendo ti bruci, dice così. Era solo un modo per dimostrarti che conoscevo anche l'altra parte. Ce la racconti un po' la storia, perché a me sa di pezzo autobiografico. Principalmente il pezzo di cui parli, la strofa di cui parli, racconta di un periodo in cui avevamo difficoltà economiche davvero, davvero importanti e a causa di tante bollette arretrate, siamo arrivati il giorno di Capodanno a rimanere senza luce e senza gas. E lì ci siamo aiutati con una stufa a gas che ci teneva al caldo, ecco. E questo è stato un episodio che è successo parecchi anni fa, ma che mi ha marcato tanto e ho voluto scriverlo in questa canzone. Sono tutti autobiografici i tuoi pezzi? Cioè... Ah, sì, tutti quanti.
Sì, beh, in effetti, poi tra l'altro ho anche notato una piccola cosa. C'è una parte in cui tu dici, vabbè, a parte Capodanno senza luci, c'è un'altra parte in cui parli di mezzanotte che scorcherà soltanto tra un'ora. Ha un significato particolare per te questa faccenda della mezzanotte, dello scoccare di un'ora precisa? Perché vedo che ritorna. Questa però è un'altra canzone. Sì, è un'altra canzone. Per questo ti chiedevo se questo ritorno all'interno dei tuoi pezzi della mezzanotte di un'ora X. Ora, io sono proprio un tipo notturno, capito? Sono un tipo che ama la notte, faccio le cose di notte, sono un tipo che ama quel periodo lì, quel momento lì del giorno, perché è il momento in cui sono più ispirato, no? Che mi comunica di più, ecco. Quindi tutto torna, è sempre tutto autobiografico. In realtà è diventata virale la canzone, ma hai avuto il potere di far diventare virali anche i commenti, perché sai che c'è chi ha scritto, credo qualcuno una volta ha scritto, guarda, è un peccato che tu sia diventato, che questo pezzo sia diventato un meme, spacchi bro, spacchi Hartman, e poi da lì non si è capito più niente, perché tutti hanno cominciato a ripostare questo commento che dice la verità, no? Per certi versi. Esatto. E poi anagrammandolo, spostando le frasi, le subordinate, non si capisce niente. Che cosa è successo anche in quel caso? Ma guarda, io e mio fratello, che è mio manager, anche ci siamo messi a ridere ogni volta che leggevamo questi commenti, perché sono saltati fuori dal nulla proprio. E d'altronde il ragazzo che ha fatto partire questo trend, che si chiama Favor, mi sembra, okay, mi ha scritto a me scusandosi dell'inconveniente, di tutto quello che è nato da questa situazione. E cavolo, cioè, il ragazzo l'ho scritto prima per... in maniera genuina, no? Per certo, manifestare il suo dispiacere che la canzone fosse diventata un meme, ma poi la gente ha cominciato a prenderlo veramente seriamente. Certo. Ha fatto la stessa cosa che hai fatto tu, cioè lui ha prodotto qualcosa che poi, suo malgrado, è diventato virale, ma che comunque poi ha un significato, insomma, se la gente lo scrive vuol dire che ti segue. No, è figa questa cosa, è figa. Però, non sono mica solo i followers comuni, adesso passami il termine, ad accorgersi o ad essersi accorti di te, perché poi ho visto che anche tanti artisti, adesso se dovessi citarli tutti, manco me li ricordo, ma da Gali, Lazza, Joelier, Sfere Basta, Clementino, Ernia, ti hanno seguito in tanti. Sì, ma devo dirti che molti artisti grossi della scena mi hanno seguito molto prima di Esperienze Nuove. Mi seguivano già da 2 anni, per un pezzo che avevo fatto uscire che si chiamava Cuore Spezzato. Okay. E quello ha fatto parlare molto nell'ambiente rap. E quindi ero salito come nome di rapper emergente di quell'epoca lì. Okay. E niente, loro mi seguivano già da quel periodo lì. Quindi diciamo che i follower che sono arrivati sono per lo più quelli... il pubblico generalista, diciamo, il pubblico, quello di... i non addetti ai lavori, ecco. Ok. Vabbè, però nonostante ti abbiano seguito, guarda te il potere poi dei meme, nonostante ti abbiano seguito in tanti della scena musicale italiana, ma sei diventato più conosciuto, più famoso solo quando sei diventato un meme. Esatto. E poi a un certo punto Fedez è arrivato con questa storia in cui diceva, io non lo conoscevo, ragazzi, ma qui c'è del talento, cioè questo qui è bravo, non conoscevo la storia, l'ho capita, e bravo Hartman. Sì. Vi siete scritti in privato poi? No, ho visto, qualcuno mi ha mandato la storia e cavolo, mi ha stupito che il meme fosse arrivato fino a lì, cioè ovunque è arrivato praticamente. Eh sì, questo era il potere delle cose virali. A questo punto mi viene da chiedertelo, c'è qualcosa che non ci stai raccontando a proposito di, ti seguono quelli famosi, ti apprezzano anche i rapper, i trapper, insomma gli artisti della scena musicale italiana, c'è un featuring dietro l'angolo o magari uno dei sogni anche? Qualcosa che si sta realizzando. Possibili featuring ci sono. Quindi io non sono uno che parla molto di queste cose, non sono uno che dà tanto scoop, però possibili featuring ce ne sono. E non sono pochi, sì. Si sta muovendo qualcosa. Ma il feat dei tuoi sogni quale sarebbe? Il mio feat dei sogni, ma intendi italiano oppure estero? Guarda, qualunque. Allora, io ti dico, feat internazionale, Drake, è il mio artista preferito, quindi... Ok, hai detto niente. Drake, esatto. Drake e poi italiano invece? Italiano, uno dei miei artisti preferiti della scena è Sfera. Ce ne sono tanti, Tedua, Ernia,
Gali. Qualcuno di questi ti ha scritto in privato, ti ha detto qualcosa? Sì. Diversi di loro sì, si sono complimentati diverse volte, quindi c'è love. Dai, buono, c'è love, si dice così. Siamo un po' a metà dell'opera. Ok, qualcuno però sotto i commenti continua a scrivere, e questo poi lo chiedo a te. Oh raga, ma sembra il The Weeknd italiano. Ti ci rivedi? Mi ci rivedo, perché diciamo che è un artista che, a cui mi sono ispirato molto. È stato un periodo di formazione in cui ascoltavo molto R&B, molta musica soul, black, quindi The Weeknd è stato decisamente uno che ha dato l'impronta al mio suono, ecco. Ok, perché no, non è uno a scriverlo, sono in tanti a dire, oh raga, ma sembra The Weeknd, la qualità vocale più o meno, insomma, un po' ci rientra. Sì, sì. E quindi ti piacerebbe essere il The Weeknd italiano? Non mi dispiacerebbe affatto. Ok, per adesso sei Hartman e pare che a tanti basti questo, perché sono veramente in tanti a seguirti. Popolarità, okay. Popolarità ormai con la pala, parliamone chiaramente, sei più un influencer o più un artista? Io preferirei essere un artista inteso come cantante, in questo senso. Ok, artista, 100%. Quindi se qualcuno ti chiedesse di chiudere il tuo profilo TikTok per dedicarti solamente alla musica? Lo farei subito. Sì? Sì. Ok, quindi la seconda domanda non ha più senso riferita a questo, cioè perché io stavo per chiederti, rinunceresti al tuo profilo TikTok per aprire magari un concerto importante di uno della scena importante proprio? Già ci stai un po' pensando, Hartman. Sì, ci sto un po' pensando perché... Sì. E di chi? Cioè se venisse uno a chiedere, non so, viene da... ma li abbiamo citati prima, no? Anche Sfera, che te stesso hai detto stimare tanto. Sì. Se venisse a dirti, guarda, apri i miei concerti, ti faccio aprire per quest'anno i miei concerti, però devi chiudere TikTok, non te lo chiederebbe mai Sfera, ci mancherebbe, però certo, lo faresti? Certo. Diciamo che io rispetto un sacco Sfera, ma non lo farei, dai, non okay. Lo farei. Dici, ce la voglio fare un po' con le mie... Esatto. TikTok mi ha esposto a un sacco di persone che non avrei mai potuto toccare con la mia musica, quindi devo dire che cioè è uno strumento che mi ha cambiato la vita, ecco, quindi non lo farei. Ok, allora non so come metterla questa domanda, perché faccio un altro tipo di lavoro che mi espone in qualche modo, da speaker radiofonico, insomma, da conduttore, comunicatore, mi espone molto meno rispetto a un influencer, rispetto a un TikToker, parliamo del tuo lato ovviamente social. Ok. Penso che io non potrei, nei tuoi panni o comunque nei panni di un influencer, abituarmi mai agli haters. Cioè non potrei mai abituarmi all'idea che aprendo una mia produzione, un mio video, un mio contenuto, poi ci debba leggere delle offese sotto, molto spesso, anzi più delle volte anche gratuite. Te ci hai fatto un po' il callo a questa roba qui, oppure ogni volta è un po' una sofferenza? Guarda, per me è tutto nuovo, perché fino a qualche anno fa c'era gente che mi supportava, c'era gente che mi mostrava affetto, no, nei commenti e tutto quanto, ma da questo anno, da questo periodo in cui è scoppiato il meme, cioè vedo tanto hating, e non so, io la penso così, cioè la mia musica è stata esposta a più persone, quindi ovviamente ci sarà chi odierà, chi non è contento della musica, chi non piace, eccetera, ma mi focalizzo molto più su chi ha toccato la musica, che sono sempre, cioè sono molte di più le persone, e quindi sì, ci ho fatto il calo, ci ho fatto l'abitudine e niente, perché ho una missione da compiere e ho un sogno da realizzare, ecco. Bello questo, bello questo. Ma infatti una cosa che ho notato scrollando il tuo profilo, no, è che te non parli tanto con i tuoi follower, cioè nel senso comunichi tantissimo attraverso la tua musica, ma non sei uno che accende la camera del telefono, che accende TikTok e comincia a chiacchierare, dice allora raga è successo questo, ma poi quello mi ha scritto qui. Non sei uno che ha un filo diretto nel senso di comunicazione chiacchierata con i propri follower. Proprio perché sono proprio un musicista, uno che è proprio in fissa con la musica, che deve parlare la musica, i testi e tutto quanto, certo. Che la parte social la tralascio forse un po' troppo, anche se in questa era digitale dovremmo tutti essere un po' più social, però ho questa impronta che è proprio tradizionalista di lasciar far parlare la musica, ecco. E questo poi ci fa ritornare alla domanda che ti ho fatto prima e anche alla tua risposta, quindi sei molto ovviamente più artista, più compositore, più autore che influencer, ovviamente.
Bello questo, che poi sei uno di cuore, nel vero senso della parola, perché noi non l'abbiamo spiegato, fermi, che questa adesso la diciamo. Quando abbiamo cominciato fuori onda, ovviamente, fuori diretta, fuori riprese, io ho detto, ok, Hartmann, tuo nome d'arte, ma il tuo nome vero è? Hartmann, esattamente Hartmann. Esattamente Hartmann. Te all'anagrafe sì. C'è scritto Hartmann, cognome. Esatto. Ma è pazzesca questa cosa, cioè nascere già con un nome d'arte è incredibile. Perché poi... Lungimiranza dei miei genitori. Sì, ma ovviamente anche un po' consapevolezza sul modo in cui ti avrebbero educato, perché un uomo di cuore ha bisogno anche di un background importante, no? Da parte della famiglia. Bello, Hartmann, mi piace. È anche un po' profetico, no? C'è una cosa, una in particolare, per cui rinunceresti alla tua popolarità? Alla mia famiglia. Ok. Se dovesse in qualche modo compromettere il rapporto con la mia famiglia, lo farei subito. Sì, quello decisamente. Perché non c'è niente di più importante. Sì, per me non c'è nient'altro. Allora, Hartmann, io ti ringrazio davvero per essere stato a Storie da TikToker. Kiss kiss a te. Grazie a voi, kiss kiss a tutti.